Abyss Time. Tartaglia. E poi non lo gioco in vape, perché il vape è troppo strong. Ci buildo un Fireworks. Fasciolina! Come ultimo Kazuha? Mettiamo il Kazuha. Fireworks pulito, preciso. Questo team lo odio, Mei. Ed è per questo che lo giocherò e vincerò. Come lo buildo questo trullo? Vabbè, come l'ho sempre buildato. Con questo bel fiorellino, con 35 di crit damage. Boom. Beh, dai, bello topolone. Con ste stat. È bello topolone. Elemental Mastery un po' bassa, amore. Però ce la facciamo andare bene. E proviamo. Vabbè, devo anche vestire il Kazuha. Kazuha, Iron Steel. Devo tirare su la sua arma. È la Xyphos. Appena ho finito Naida, gli tiro su la Xyphos. Andiamo. Allora, la nostra Nilou. Poi abbiamo la nostra Yelan. Tu vattene dalla mia vista. Tartaboy. Cookie Girl. Bird Girl. E chiudiamo con Katana Boy. Si parte. Vediamo come va. Non ho mai provato questi due team. Bello, attacco più 20. Proprio quello che volevo con Nilou. Allora, si parte ballando con Nilou. Cos'è sto odore di cipolla? Ma è mia madre che sta cucinando qualcosa? La cipollanza? Ok. Bam 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 bam. Mi sono anche dimenticata di usare la burst. Vabbè, la usiamo dopo. Allora, facciamo burst. Allow me. Prego. Proviamo il fireworks. Vai. Pem. Oh, quanto godo. Quando succedono queste cose però si gode, eh. Guardali tutti in fila. Oh, oh, sono tutti in fila. Ok. Tartaglia dà soddisfazioni, ragazzi. Ha un alto livello di viaggio a Lago Duria. Non mi far male. Non mi devi fare male. Ma deve fare male. Picchiali, amore. Picchiali, amore. Picchiali, mio amore. Picchiali, la la. Ma la tipa dov'è? Ah, è morta? Mamma mia. No, la burst non la spreco per te. Dai, mori. Mori. Gna. Andiamo. Su single target ovviamente Tartaglia perde rispetto ad altri colleghi. Ok. Ok. Nilou, balla! Nel mucchio! Che team sgravo. Che team sgravo. Io vi ricordo che quando è uscita Nilou, metà della gente diceva che era una pippa da strada. Guarda che team che fa. Sarà di nicchia. Guarda che roba che fa. È una nicchia bella grossa. La vorrei anch'io. Poi qua immagino che ci siano potenziamenti, roba varia, perché i danni sono veramente nonsense. Ci dovrebbe essere un potenziamento ai danni, no? Spara. Oh! Guarda come lo schivo! Oh! Oddio! Ce la siamo vista brutta, signori! Lo odio, mi fa sempre sballare tutto. Prendilo! Bravo. No! Ho sbagliato tutto della mia vita. Oh, aiuto! No! Mi ha preso. Ti puzza il sedere.
come gli ho schivato la spadata al dudo. Dimmi che ha sparato bene. Bravo Tartaglia che si volta. Wow, come ho schivato. Non gioca a Zhongli, ti costringe a imparare a schivare, ragazzi. Dentro, dentro. No, no, qui. Cuca, what? C'è casino, ragazzi. No, Tartaglia. Oh, mamma mia. Più difficile. La burst di Tartaglia va tirata. Io preferisco tirarla con l'arco perché recupero energia. No, 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 non serve l'aggravate. Serve un team con un buon DPS single target. Io col team di Niluce l'ho fatta farlo. Non è l'aggravate che serve. Serve un team con un bel single target. Tartaglia, ragazzi, ha tantissimi pregi. Il melt ha un bellissimo single target. Il tanto decantato fireworks non ha un bellissimo single target. Avessi beccato anche lui. Allora, è che purtroppo serve DPS, ma allo stesso tempo dovrei tenere le skill per quando, per quando ci sono le torrette. Devo pushare, devo pushare. Va bene, Fischl, va bene. Questo già lo piazzo. Tanto lui adesso cade. Bom. Bom. Ok. Già meglio di prima. No, si riesce col taser. Però intanto non devo essere io la giocatrice, che sono veramente scarsa. Però il taser non è sto timone per me, per Tartaglia. Sempre stato molto sopravvalutato sto team. Secondo me, io non sono Gesù. Bastardo. Devo curarmi con Cookie. Se non ti curi con Cookie, Suki! Ti è piaciuta questa rima incredibile? Vai Tarta! Pum! Dimmi che hai le lame pronte. Godo! Quando le rotazioni vanno così, si gode. Il rischio di non farcela comunque. Piango. Ho dovuto pushare a danno. Bastarde. Però siete vicine. Siete bastarde, ma siete le mie bastarde. Bravo Tarta. Push. 3 secondi, amore. Qua. Mamma mia, te la tiro in forma spada. Te la tiro in gola. Pierino. E mori. No, ma hai perso la kill. Bravo Tartaglia. Bravo, complimenti. Bella, bravi. Sono stati bravi. Per me che non amo sto team, sono stati proprio bravi. Cookie è una roba clamorosa, veramente clamorosa, Cookie Shinobu. Come mi rende questo team che per me è indigesto, come me lo rende più carino? Sì, il fatto di aver missato la kill di Burst non è proprio il massimo. Però bravo Tartaglia, dai. C'ha ancora i numeri, brava Barbara, hai carriato ancora. Ma guarda, alla fine devo dire che avevo sottovalutato... Beh, intanto abbiamo avuto le torrette vicine alla fine. Quello è un gran colpo di fortuna, perché con le torrette vicine alla fine... E allora lì si può fare. I numeri della... Cattivo, May! Ma è perché bisogna giocarlo in melt, dai. In melt fa molti più danni grossi, eh. Però bello, 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 bello. Cioè, alla fine, vedete, i suoi numeri li ha, sto bimbo qua. Ce li ha ancora i numeri, Tarta. Ce li ha ancora. Magari non sarà...
Utao level. Però i numeri ce li ha. È un bravo ragazzo, un bravo ragazzo. Mi aspettavo comunque un po' di più che altro perché c'ho il Polar R2, ragazzi, non l'ho mica vestito di stracci. Gli artefatti sono carini alla fine, queste sono delle belle stat. Magari mancava un po' di Elemental Mastery, eh? Capiamoci, ragazzi, prima di urlare allo scandalo di un personaggio cerco di autocriticarmi io. Sicuramente le build potevano essere più incisive, Kazuha non aveva la sua spada. E poi sì, effettivamente il primo team ci ha aiutato molto. Il primo team ci ha aiutato davvero molto. Ma sai, Mei, è per alzare un pochino il danno. Il primo team è senza senso. Questo team, capite perché piango per il fatto che non sono riuscita a trovare Naida C1? Perché Naida la voglio fare a C2. Piango tanto. Le ho anche messe in scala di altezza. Mettiamoci però quella che ho giocato. Take heart. Victory will be ours. Brava Kokomi, dillo a voce alta, questo team non ha senso. Cioè lei dà una spinta al DPS senza senso, Yelan veramente sbrocca e poi busta gli HP. Lei è la chiave di tutto, lei è il personaggio più forte uscito quest'anno, uno dei più forti del gioco. Lei è la Coco Police, è troppo forte, questo team è veramente forte.